insieme una colombella, facilissima da fare. Naturalmente ci serve la pasta di zucchero che sia ben lavorata, bella così. Bagno le mani anche nello zucchero a velo affinché la pasta non sudi. E poi prendiamo un pezzettino, io le voglio piccoline perché mi servono per decorare le pastine reali, spastissus, o le capigliette come le chiamiamo noi, eppure anche per la torta di mandorle. Allora vi avviso, più piccole sono in miniatura, più carine sono, però voi dipende da quello che vi serve. Ho preso un pezzettino, per prima cosa faccio un tondino così. E poi subito con due dita allungo la parte di su più lunga e più fina perché sto formando il collo. Subito qui alla parte di su faccio il becco, un po' lunghetto e più bellino. Ecco, lo allunghiamo, le diamo il slanciato così, lo poggiamo giù per terra e lo spingiamo semplicemente con l'indice. Ecco, per dare la forma della coda. Naturalmente la coda poi noi la possiamo tagliare, fare come volete, anche semplicemente con le dita. Poi io le formo con uno stecchino anche gli occhi, così la rimetto a posto, così la allungo. Volendo le apro anche il becco. E la posiziono di nuovo. La potete decorare poi come volete. Questa è proprio la base.